Circa 160 i certificati elettorali che i cittadini di Campobasso hanno riconsegnato in prefettura per protesta contro la chiusura della scuola della Contrada Mascione e per gli impegni non mantenuti dall'amministrazione a Palazzo San Giorgio. Il segnale di quelli forti, quelli che vengono attuati da cittadini che ritengono di non essere tutelati dallo Stato e dalle varie amministrazioni. Parliamo della restituzione al prefetto dei certificati elettorali, una sorta di autolimitazione dei diritti costituzionali e del concetto di democrazia. Una restituzione che questa volta riguarda circa 160 cittadini di Campobasso che protestano contro la perdurante chiusura della scuola primaria della Contrada Mascione e per quelli che considerano gli impegni presi e disattesi da parte del sindaco Battista, della sua giunta e dell'intera amministrazione comunale. Voglio sottolineare il fatto che questo è un gesto forte, senz'altro un gesto forte di protesta e di delusione nei confronti dell'amministrazione comunale, ma non è un gesto di chiusura nei confronti delle istituzioni. Quindi vogliamo continuare a collaborare concretamente con azioni positive e propositive. Un gesto può essere quello di riaprire il dialogo con azioni concrete, quindi chiediamo, ecco, l'istituzione, chiedere un mutuo ordinario e non un fondo mutuo BEI come era stato precedentemente promesso a noi. Quindi vogliamo continuare a collaborare con l'amministrazione. Diciamo che noi, questa è una protesta che spero porterà a qualcosa di concreto. Durante il Consiglio Comunale Monotematico del 25 agosto, la dirigente Iannelli ci ha detto concretamente che questo fondo BEI sarà disponibile non prima del 2019. E questo è inaccettabile, insomma. Noi sappiamo che la nostra scuola ci è stata promessa dal 2013 con la vecchia amministrazione. Ad oggi non possiamo sentirci dire che dobbiamo aspettare il 2019 per questi fondi, quindi forse il gesto concreto è quello di un mutuo ordinario chiesto dal Comune di Campobasso per iniziare subito l'iter di progettazione e di realizzazione di questa scuola.